Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Quello che noi andremo a vedere oggi sono 12 nuovi minerali che si sono aggiunti alla mia collezione. Voi potrete tranquillamente vedere i primi pezzi della collezione in un precedente video. Poi c'è un altro video ancora quando aveva, parliamo degli inizi, quando avevo appena aperto il canale, c'è un altro che potete vedere altre piccole aggiunte. Bene, in questo video vi propongo ancora altre piccole aggiunte che si sono fatte. Vedremo 12 minerali avuti tramite scambio, acquisti, eccetera eccetera. Bene, iniziamo dal primo, che vi faccio vedere, è un bellissimo cristallo di ortoclasio. La varietà in particolare è sanilino. Spero che si veda. La matrice è di porfido, è una matrice porfidica e proviene dall'isola d'Elba. Insieme a questo minerale, infatti questo fu uno scambio, insieme a quel minerale d'ortoclasia appunto ci fu questo, che è malachite associata a crisocolla. E io ci aggiungerei, osservando questi cristalli, che c'è anche un po' di calcite, o forse meglio ancora, dolomite. Poi abbiamo un grossissimo pezzo. Ecco qua, vedete quanto è grande. Bene, allora, in questo punto ci sono dei cristalli di dolomite in questa parte qua. In questa zona qui ci sono delle piccole parti di pirite. Dei puntini, vediamo se si, ecco, vedete questo punto qua, questo è pirite, ci sono vari punti sparsi lungo attorno al pezzo e abbiamo dei cristalli di quarzo associati, quindi tre minerali in uno. Pensate un po', non uno o due ma tre minerali. Forse mi piace molto è il berillo. L'avevo già messo in esposizione nello scorso video. Questo è berillo, questo cristallo qua bellissimo, in una graziosa matrice di cui voglio ricordare la presenza, se giro il campione, di muscovite. Bene, il prossimo minerale che andremo a vedere, beh, anche questo è un pezzo abbastanza grande. Guardate che io non, diciamo, sto cercando di identificare quanto meglio questi bellissimi campioni. Questo che ho in mano, i cristalli si osservano in questa parte, no? Vediamo se con la messa a fuoco o meglio vi metto una bella fotografia. È un campione appunto di epidoto. Dico che è di epidoto, io so di questo scambio quali erano i minerali che mi dovevano arrivare, però diciamo, ecco, quando li ho visti, non tutti li ho riconosciuti subito. Questo dovrebbe essere epidoto. Epidoto in una matrice, mi sembra una matrice scistosa, ecco, quasi scistosa, tant'è vero che ci sono dei simpatici cristalli, questi qui, di muscovite o un minerale micaceo della famiglia delle miche, dove trovo tantissimi minerali, le pidolite, muscovite, la mica stessa, fucsite e tanti altri. Quindi questo dovrebbe essere un bellissimo pezzo di epidoto. Adesso ragazzi, un altro bellissimo pezzo, dimensioni però più piccole, è questo. Si può osservare già in un primo momento che luccica. Questi signori, questi qui, che potete ammirare, sono granati rosa.
vi metto anche le foto sopra, perché nel caso non vedete bene qui, con la foto potete rendervi conto meglio. Guardate che meraviglia. Sottolineo che c'è anche della muscovite, dovrebbe essere muscovite, mentre i cristalli neri, diciamo, potrebbero essere anche di tormalina. La matrice è sempre la solita matrice scistosa, granatinosa, che sono veramente, devo dire, belli. Si vedono abbastanza i cristalli, col microscopio sono ancora meno, ma a occhio nudo il prossimo pezzo che andiamo a vedere è questo è un geodino piccolino di ametista. Vi ho messo degli ingrandimenti ai lati, dove potete vedere come si vedono meglio i cristalli. Sì, l'ametista io ce l'avevo, ma questo è un piccolo geodino, si vede, no, la classica forma tondeggiante. Abbiamo questo altro piccolo minerale che è attaccato a questo cartellino di identificazione, si può leggere chiaramente sotto che si tratta di prasio. Sebbene io sapevo che il quarzo prasio ha una colorazione verdastra, qui c'è scritto quarzo clasio. In realtà un quarzo che si presenta così, non sono molto sicuro sulla sua, diciamo, naturalezza, perché il quarzo in genere è vetreo e non ha una lucentezza come questa metallica. Questo è un quarzo più aureo, ecco, appunto si vedono immagini di quarzo metallico, però se è naturale è ben accetto, è chiaro, è molto 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 bello, molto simpatico. Già attaccato qui, credo che lo lascerò qua. Procediamo con un altro pezzo, questo qui, che sono quasi completamente sicuro che si tratta di tormalina nera. Vi metto una bella foto per farvi vedere meglio, una bellissima foto che vedrete, sempre la solita matrice scistosa, perché questi provengono tutti più o meno dalla stessa località, che a quanto pare è ricca di minerali. Veramente molto bello. Vediamo se riesco a fare una messa a fuoco. Starete sicuramente vedendo la foto. È un pezzo non molto grande. Poi ci sono dei cristalli. Mi sembra di intravedere un paio di cristallini che potrebbero essere granati. In questo punto qua vedrete una bella foto. Ecco, si vede anche così qua. Questo cristallo qua che vedete più chiaro. Abbiamo ora un campione di grandi dimensioni, come si vede, no? E si vede anche che è scistosa questa roccia. Le rocce scistose si presentano tutte in questo modo, con questa lucentezza, potremmo dire sericea o grassa, e diciamo con questo aspetto tendenzialmente molto piatto. Vedete, se metto di profilo il pezzo. Questa dovrebbe essere questa parte qua. Dovrebbe essere clorite, ma perché comunque mi sembra la più appropriata, visto che comunque la clorite è un pezzo, insomma, molto molto, non è fra i pezzi più soliti come il quarzo, come, ma è un bel minerale, e io direi che questa è clorite. Questi cristalli qua su questa matrice deliziosa, mica scisto non credo, ma qualcosa del genere. Quindi una matrice tutta in questo mondo, tutto uguale, e a me mi attirano anche questi minerali così. Infatti nella mia collezione ci sono muscovite e altri minerali. Oh, un minerale che forse fra i più belli in assoluto che io ho avuto, bellissimo, questo forse è il più bello del lotto, dovrebbe essere magnetite. Giudicate voi, dovrebbe essere magnetite, però assomiglia veramente tanto alle matite, e inoltre non attacca. Ho provato a mettere vicino una vite e non è attirata, quando sappiamo che la magnetite dovrebbe attirare il minerale. E mi sembrano cristalli piatti tipici delle matite, che alle volte formano appunto la famosa rosa di ferro. Però un bellissimo pezzo in entrambi i casi, veramente mi piace da morire, devo dire, è un pezzo niente male, perché comunque
è meraviglioso, molto luccicante e ci sono dei bei cristalli, quindi mi piace, cioè se mi dite tra il minerale quale ti piace, siamo arrivati all'ultimo. Sicuramente io nello scorso video ho parlato delle grotte di Nazca, quindi ho detto Nazca in italiano. Quelle grotte c'è un minerale che ha aggiunto straordinarie lunghezze nei suoi cristalli, il gesso. E infatti il gesso è l'ultimo minerale che vi faccio vedere ed è questo, molto molto bello e grande soprattutto, dovrebbe essere un cristallo, in genere i cristalli sono così, un cristallo ancorato magari alla roccia, io credo che veramente sia un cristallo di gesso ed è veramente grande. E vedete da qui dietro forse qualche altra cosetta più piccola, ma in meglio è questo. Vedete ragazzi, io vi metto un righello vicino e vi rendete conto, insomma, della lunghezza che ha. Però veramente un bel pezzo anche questo. Assomiglia alla sua compagna, perché fa parte della stessa famiglia, la sericolite, ma anche la selenite, che è più una varietà di gesso, che hanno, si presentano tutti e due i minerali in questo modo. Ma questo è gesso bianco, il classico gesso bianco, però fortunatamente di gesso mi sto arricchendo, perché ho anche vari tipi di minerali pure. Ho il gesso rosso, la varietà bellissima rosa del deserto. Questo finisce questa serie di nuovi minerali tra i più belli che sono entrati nella mia collezione. Vi ho fatto vedere questi minerali, potrei essermi sbagliato sull'identificazione, se pensate che appunto abbia sbagliato potete dirmelo nei commenti e dirmi voi che minerale è in realtà. Ma spero di non essermi sbagliato, però da buon conoscitore di minerali penso che sono riuscito a identificare tutti i minerali e che siano proprio appunto quei minerali. Sebbene abbiamo visto che minerali come l'epidoto, la tormalina, il granato e sì, questi insomma abbiano tutti la stessa matrice, ma io credo fermamente di aver individuato ogni singolo minerale. Bene ragazzi, quindi se ho sbagliato qualcosa ditemelo nei commenti. Nei commenti mi potete dire quale minerale tra quelli che vi ho fatto vedere vi è piaciuto di più. E vi voglio ricordare che possiamo fare un video a collaborazione. Chi è interessato può scrivere nei commenti, ma nei commenti non possiamo stare a dire a lungo, perché comunque ci troviamo nei commenti di un video di YouTube e non possiamo nemmeno mandare foto, video necessarie per questa collaborazione. Quindi andate sulla mia pagina Facebook Minerali Puglia o Minerali Puglia Scambio, link in descrizione, andate nei messaggi, mi potrete inviare dei messaggi, anche foto e video. Come mi invierete il messaggio potremo iniziare subito la collaborazione, però io aspetto voi. Se voi non mi inviate appunto queste foto, questi video tramite Facebook, perché nei commenti di YouTube non si può fare purtroppo, ecco perché vi dico di andare su Facebook, io aspetto quindi questo. Quando voi avrete appunto, mi invierete, mi risponderete tramite messaggio alla pagina Facebook, beh sicuramente inizierà subito la collaborazione. Spero che questo video e questi minerali vi siano piaciuti, mi direte, ripeto, nei commenti quale fra questi vi è piaciuto di più. Ed appunto sono queste due le domande che vi faccio, appunto, anzi, una: quale minerale vi è piaciuto di più? Mi raccomando, io aspetto tanti commenti, tanti like, spero veramente che questi minerali vi piacciono. Dico che a me piacciono veramente tanto, la mia è una vera passione per i minerali. Bene, ciao ragazzi, non allunghiamo oltre il video e al prossimo video.